Caldo atroce, pesci svogliati, oggi due esche, due novità di Moalix che eravamo venuti a provare ci hanno dato la possibilità di prendere qualche bel pesce. Le due esche che oggi ci hanno fatto divertire sono l'RT Flip Tail nella nuova misura da 3/4 di oncia e il nuovo Sneaky Worm, un vermettino da finesse molto molto particolare. Iniziamo a parlare dello Sneaky Worm, questo piccolo vermettino siliconico dalle dimensioni molto molto contenute che appena lo si vede si capisce subito per cosa è stato studiato. È stato studiato per un approccio finesse e in particolare per degli inneschi stile Wacky Rig. Infatti alle sue estremità Moalix è andata a mettere due codine stile R.A. Shad. Sono infatti due vere e proprie code a padella che sono le stesse identiche che vengono montate su quella che è la Shad più iconica probabilmente di Moalix, che è anche uno dei loro cavalli di battaglia, uno dei loro prodotti di punta. Sono delle codine che già sull'R.A. Shad vanno subito in vibrazione, creano subito delle vibrazioni con pochissima acqua, con pochissima spinta, anche un leggero recupero molto lento di canna, di mulinello, oppure piccoli colpetti di canna, mandano subito le codine in movimento. Questa cosa comporta su un verme di questo tipo? Che in caduta il verme si posizionerà in questa posizione, a U diciamo, con le codine che continueranno a sbattere in caduta. E anche in recupero, con dei recuperi un po' più allegri, ad esempio quando lo andiamo a richiamare dal fondo, le codine creeranno delle vibrazioni. Addirittura, se usiamo una canna abbastanza leggera come questa da 3/8, armata con della treccia, non sarà impossibile, se abbiamo una canna abbastanza sensibile, sentire proprio le vibrazioni che fanno queste codine in canna. Va da sé, ovviamente, che poi dobbiamo scegliere noi come armare lo Sneaky Worm. In questo caso, oggi, abbiamo utilizzato un classico innesco Wacky spiombato che è stato veramente mattatore di giornata, perché abbiamo avuto, con il caldo atroce di questi giorni che ci ha colto veramente anche un po' di sorpresa, abbiamo trovato un tappeto, un vero e proprio tappeto di pesce isolato in varie zone del lago, abbastanza gallato, che però non aveva voglia di mangiare, e con una presentazione così finesse è stato possibile riuscire a fregarlo. L'unica pecca è che non ha il fatto che gli hanno inserito due codine in entrambe le estremità, non ci va a dare spazio dove andare a inserire un eventuale insert per fare ad esempio un classico innesco Neko Rig, che non sarebbe male visto la possibilità di avere questo movimento extra dato dalle codine quando siamo sul fondo. In quel caso un'idea potrebbe essere, e l'abbiamo provata oggi, togliergli una delle codine, inserire l'insert e utilizzarlo come fosse di fatto una lunga shad. Oppure un'altra alternativa è quella di usare un amo da wacky con un piccolo piombo, in modo da avere la zavorra sull'amo e andare appunto a giocare molto su questo sali scendi, sul movimento che fanno le codine sia in caduta che in salita, o anche durante il recupero. Ovviamente non è un verme che fa della schippata la sua caratteristica principale, viste le dimensioni contenute, il peso abbastanza ridotto e anche le codine che durante la schippata andrebbero a creare comunque attrito sul pelo dell'acqua, non è un verme nato per essere schippato, e trova meglio il suo utilizzo con dei lanci abbastanza precisi, con una canna molto leggera, come appunto può essere una 3/8 o addirittura una canna da 1/4. 8 pezzi per confezione e una gomma abbastanza resistente, anche perché purtroppo non è un'esca che sicuramente va a selezionare la taglia, anzi non sarà raro averla mangiata anche di piccoli pescetti, ne abbiamo avuto qualcuno che spesso e volentieri ha rubato l'esca di bocca a un pesce più grande, lasciandoci noi un po' con l'amaro in bocca, però è stata un'esca che ci ha fatto divertire molto. Se siete amanti anche di queste pesche molto leggere, sicuramente è un'esca da provare. La trovate ovviamente disponibile su tuttospinning.com e in tutte le colorazioni al momento disponibili a catalogo. Seconda esca di giornata, la nuova misura dell'RT Flip Tail. Vista la misura maggiorata, ho pensato che poteva essere l'esca giusta per andare, in questo caso siamo in una cava, per andare quindi a gradino, a
pescare appunto a ridosso del gradino e pescare le parti un po' più fonde, visto anche il tre quarti di piombo di quest'esca, che ci dava appunto un pochino di maggiore contatto col fondo. Qui abbiamo un fondo che degrada abbastanza velocemente e pensavo che fosse l'esca giusta. Questa mattina, devo dirvi la verità, abbiamo trovato una situazione non consona all'utilizzo di quest'esca, perché appunto abbiamo trovato per tutta la mattina dei pesci molto agallati in mezzo al lago, in mezzo al nulla, e quindi non era il suo forte. Abbiamo avuto qualche mangiata lisciata, qualche tocca anche cattiva. Abbiamo utilizzato anche il live scope per pescare in profondità più all'esterno e sfruttare anche una caduta più lenta dell'esca, che infatti scendendo ha questa planata un po' più morbida, con la codina montata al contrario, classica caratteristica degli RT flip tail, che creava movimento direttamente in caduta. Non è infatti una testa piombata, un jig, diciamo, che cade giù dritto così, ma ha una caduta un po' più planata con questo movimento. Abbiamo avuto qualche mangiata anche con live, ma delle mangiate corte, poco convinte, anche dovute al potente guard che abbiamo qui davanti. Il guard infatti è questo fil di ferro qui davanti, che una volta incastrato sotto l'amo va a proteggerci da eventuali incagli. Dopo qualche pesce non allamato a causa del guard e a causa di mangiate poco convinte, nel pomeriggio, vedendo l'attività che aumentava, sono andato a togliere il mio guard e subito, dopo qualche lancio, abbiamo visto anche i pesci che si sono posizionati in maniera differente più sottosponda, siamo riusciti ad allamare un bel pesce. Merito anche del fatto che l'RT Flip Tail, nonostante un peso da tre quarti, sia un'esca skippabilissima. Infatti l'abbiamo lanciato skippandolo praticamente contro sponda. In questo modo non andavamo a spaventare i pesci con un'esca che più cadeva troppo rumorosamente, in maniera troppo arrogante dall'alto, ma gli davamo una presentazione più discreta, arrivandogli praticamente in skippata, in planata, direttamente dove loro stavano sotto sponda, sotto le fronde degli alberi, con il muso magari spesso e volentieri rivolto appunto verso sponda. Altra cattura degna di nota dell'RT Flip Tail, proprio di questa colorazione qui, tra l'altro anche con il guard, è stata un bel gattone che gli ha dato direttamente in caduta. Appena abbiamo skippato l'esca e mentre la stavo facendo cadere verso il fondo, ancora con il mulinello aperto, ho visto proprio il filo partire e ho sentito questo peso in canna. Ho ferrato subito con decisione e pensavo di aver preso il bass della giornata, un bass gigantesco. Peccato che dopo un po' che sentivo tirare, mi ero reso conto che le tirate non erano proprio quelle classiche del bass, e vedendo anche che non cercava di salire su come fanno spesso i bass, ho capito qualcosa che non tornava. Quando poi è arrivato a guadino ce ne siamo resi conto, un bel gattone che aveva mangiato sull'RT Flip Tail. Al di là di questo, l'RT Flip Tail è un'esca micidiale su diverse tipologie di pesce, e la sua caduta morbida, un po' più rallentata, quindi con il peso che sì è comunque un tre quarti, ma che non inferisce così tanto sulla caduta, e il suo movimento, la sua planata lo rendono un'esca perfetta per andare a stimolare dei pesci sospesi o dei pesci che sono un po' svogliati, come quelli che abbiamo trovato oggi, dove una presentazione molto accurata era indispensabile per riuscire a fregarli e riuscirli a indurre la mangiata. Abbiamo proprio visto dei pesci che spesso, vuoi per un lancio un po' troppo lungo o un po' troppo corto o un po' troppo rumoroso, hanno subito rifiutato l'esca scappando via. Invece, con il lancio giusto nel punto giusto e la caduta controllata, siamo riusciti a fregarne diversi. Anche dell'RT Flip Tail nella nuova misura, e anche nelle misure precedenti che avevamo già imparato a conoscere, potete trovare tutte le colorazioni disponibili su tuttospinning.com. I link sia per l'RT Flip Tail sia per lo Sneaky Worm li trovate in descrizione. Sempre in descrizione trovate anche il link per iscrivervi al nostro canale Telegram e non perdervi mai neanche una delle offerte che facciamo spesso e volentieri, dedicata appunto ai soli iscritti al canale, e anche alla nostra pagina Instagram per rimanere sempre aggiornati sulle novità che arrivano in negozio e sulle iniziative che prepariamo. Se questo video vi è piaciuto, vi invito a mettere like e ad iscrivervi al canale per non perdervi tutti i video che pubblichiamo qui su YouTube. E magari, se avete dubbi o domande
o se volete semplicemente dire la vostra, scrivete nell'area dei commenti. Noi ci vediamo prossimamente con un nuovo video. Voi magari intanto andate a provare il Flip Tail e lo Sneaky Worm.